Ragazzi, davvero, sta per arrivare un qualcosa di mastodontico, voi non ne avete idea, cioè, non c'è lo showcase sul canale attualmente di questo personaggio perché è un qualcosa di inconcepibile, cioè, mi scoccia andare in PvP e effettivamente shottare tutti, cioè, è un qualcosa di alla Elaine russa, nel senso, quindi è veramente assurdo. Ma ad ogni modo, ragazzuoli, vi invito a lasciare subitissimo un bel like, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e a non mancare questa serie su Twitch e oggi pomeriggio perché sarò completamente anestetizzato e quindi sì, ci sarà da divertirsi. Per chi mi segue su Twitch sa già tutto. Ragazzuoli, detto questo, buona visione! Bentornati oggi su Grand Cross, forum ufficiale di Grand Cross Global. Perché sì, ragazzuoli, domani arriverà una coppia di personaggi, quindi sì, un personaggio solo con due, ok? Sono due, ma in realtà è uno, ok? Che è letteralmente tra i vici più forti del gioco. Praticamente Occhio Oslo, Blu. Allora, sono personaggi veramente forti, ovviamente soffermandoci un attimino su quello che è il personaggio. Come ho detto nella parte iniziale, non ho fatto lo showcase di questo PG perché mi scocciava andare a rovinare subito le speranze di chi giocava il team di Ban. Perché effettivamente, se io avevo Occhioso essendo blu e con la loro potenza infinita alla lane rossa, potevo tranquillamente shottare il team di Ban al secondo turno. Se Ban con una UE ti polverizza il team, questi con una skill in mano pure buff, ti polverizza pure la zia. Quindi essenzialmente è un qualcosa di completamente esagerato. Ora, domani ci sarà il banner, sarà un banner da 600, ragazzi. Ovviamente io non sono qua a consigliarvi il pull perché non si può pullare su dei personaggi che sono così tanto forti, cioè rovinerebbero il gioco, ok? Quindi si parla di un qualcosa che si guarda, si ride, dite lo vorrei avere ma non lo prendete perché ovviamente fa veramente schifo. No, è forte, è fortissimo. Continuando, ragazzuoli, dopo magari torniamo a fine video sull'argomento. Nuove skin, però appunto limited, credo limited, dedicate da questa celebrazione, per questa celebrazione della seconda parte del freeboot dell'anniversario del Jap. Abbiamo per l'appunto la skin di Valenti, che non è l'MK2, vi ricordo essere la verde e la blu vecchie. Linea rossa, che ovviamente è l'unica linea rossa. E Istin, che non è un personaggio nuovo, una Istin MK2, ma è la Istin classica che ormai abbiamo sul canale. No, sto scherzando. Skin più bello ovviamente è la nostra carissima Istin, bellissima, demoniaca, che è una cosa fenomenale. Lilia fa proprio schifo, mentre Valenti è molto carina perché banni si apprezzano sempre. Continuando, ragazzi, avevamo per appunto tantissime cose, special mission e bla bla bla. E abbiamo poi i Welcome to the My Sweet Gluttony, non so che cazzo sia, comunque un evento. Possiamo vedere i reward qua. Penso sia le 21 e 21, cioè vedo i simbolini. Vabbè, stica. 967 di skin, ragazzuoli, eccoli qua. Abbiamo pure appunto la skin di Ban. Vi ricordo tutte queste skin, non essere per i fest, credo, tranne Litz e King e Meliodas. Credo che queste tre siano per i fest, se non erro, ok? Quindi penso sia Lost Vein, Litz God è di sicuro. Lost Vein, credo. E King allo stesso tempo mi viene da dire di sicuro, ma non me lo ricordo perché di base queste tre skin non ce le ho da nessuna delle, nessun Jap, nessun Globo, quindi non si sbaglia. Ma i pacchi shoppabili, qua ve lo dico, ragazzi, conviene prenderli perché sono pacchi decisamente di me. Scusate, sono pacchi veramente belli. Veramente belli, tra cui c'è il ticket garantito che, ragazzi, vi può garantire Occhio Oslo, che ricordo essere personaggi fortissimi che io sconsiglio il pull perché sono troppo forti per essere pullati. Cioè, è un qualcosa di completamente. Cioè, voi ho pullato un personaggio fortissimo, no? Che gusto c'è andare in PvP e vince per forza. Cioè, è un po' come al tempo con Elaine rossa, Exodia, cioè, entra e vinci. Che senso ha? Cioè, non c'è divertimento. Per questo vi sconsiglio il pull perché se no sarebbe tutto entri e vinci subito. Non c'è senso. Quindi, questi comunque sono i pacchi shoppabili. Troviamo anche quelli con questo ticket di ban che
penso sia la scamata definitiva, però anche su Giappe lo era, non è che anche su Giappe lo era, e ovviamente banner con ticket suoi per appunto dedicati a Hook e Oslo, che vi ricordo in teoria non so se sono limited, però insomma mi sembra di no, però hanno questo vestito da sposa e da festa per così dire, mi sembra strano che non lo siano, però mi sembra che non lo sono nemmeno su Giappe, quindi non si sbaglia. Nuovo Final Boss, nuovo il boss Kelak, torna Kelak, nuovo un buon parolone perché c'è da 27 anni sto coso, a rotazione torna sempre. Comunque, continuando, abbiamo poi varie cose, Night Convention Competition Schedule, ok, abbiamo poi, cos'è questo? System Changes, ah, abbiamo un baffettino. Abbiamo tipo 400, un buffa la ulti. E parlando di lane Exodia, perché quella qua è, vedete che tutto torna, cioè si paragona delle lane e ovviamente va ad essere buffata lane. Ripeto, tutto torna, ragazzi, non è a caso. E ovviamente continuando abbiamo la fine di tanti eventucci bellissimi, e arrivederci chi se ne frega. Quindi sì, effettivamente queste sono le news. News ovviamente un po' risicate, no? Perché comunque, ti dico, è anche normale, si parla della seconda settimana di ban, ed è normale che sia così. Però ovviamente, poi, se io lo dico e lo ripeto, non lo nego, sconsiglio assolutamente il pull su questo personaggio, perché come ci fu al tempo fatto tornare sul team di King Fest, no? Team di King Fest che ormai è non morto, è sepolto da un altro morto, ok? Quindi figuriamoci se... Se va a sconfiggere il team di ban. Però con questo occhio Oslo l'abbiamo visto su Jap, no? L'abbiamo visto sul Jap, che effettivamente è un personaggio veramente veramente rotto. Senza contare il fatto che qua a Oslo gli mancano i denti, perché letteralmente la lingua quando scappa da qua li spazza via, cioè, guardate, i denti sono spariti, è bellissimo. A parte le cazzate, sono personaggi ovviamente, bisognerebbe averli perché torna sul team di King, cioè voi vedete il team di ban col team di King, ridete perché morite subito, però ridete perché è forte, è occhioso, sono fortissimi, sono talmente forti che su Jap si vedono solo loro, cioè Sigurd si vede di meno di occhioso, ok? Ed è una cosa che fa ridere, Sigurd si vede meno, Assault Mode si vede meno di occhioso, è una cosa molto importante. Soprattutto il team di King si vede ancora meno, cioè è qualcosa di assurdo, però è forte, fortissimo. Voi entrate in campo e ridete, vi contagia l'atmosfera da festa, e quindi ridete perché vincete tranquillamente, ragazzi. È un personaggio veramente veramente, come si suol dire, della Madonna. Perché devo fare questi video io? Vabbè, raga, spero si sia capito. È un PG di merda, porco due. Cioè, veramente, non ci pullate perché... cioè, io l'ho fatta scherzosa nell'Ene Exode, che poi era a caso, la citazione delle Ine, sotto c'era pure le Ine, quindi figuriamoci. Però, diciamo, ragazzi, per favore, non ci pulliamo su questo... cioè, per favore, veramente. Ora, con tutto il bene del mondo, 600 gemme per un PG che veramente al tempo è... prende ban e lo butta al secchio, sì, come fu il tempo con lane, per appunto, con The One. The One non farà più danni, sempre parlando del team di King, perché sono due personaggi che, guarda strano, esce un PG rotto, fanno uscire un PG che sulla carta sembra essere carino per il team di King, perché il team di King è letteralmente quel team che esce un PG forte, bene, il team di King deve pensare a smontare il PG forte, cioè, è una cosa di questo tipo. Al tempo uguale, uscì The One, dopo due settimane uscì lane rossa, ok? E lane rossa, fortissima, The One non fa più danno, il team di King è rotto, bene, arrivo a quella, nemmeno un giorno, a cosa serve? Stessa cosa, ok Oslo, uscire, ban dopo una settimana, ban non serve più a nulla, è debolissimo, con questo il team di King torna su, passò un giorno, ma ok Oslo, sono usciti, ma c'è stato un ban nella seconda settimana, cioè... roba di questo tipo, ragazzi. Quindi, davvero, io l'ho fatta sorridere, spero si sia capita. Non pullate su questo schifo. Ragazzi, veramente, è uno schifo. Il banner è uno schifo, cioè, fa tutto schifo. Cioè, è qualcosa di assurdo. È una cosa positiva per il global, però, perché avete ancora tempo di pullare sul vero banner. Quindi, su ban, se ancora non l'avete. E comunque, aspettare magari raggi, che lo che vi ricordo, arrivare il 22, se non erro, luglio. Se non erro, magari sbaglio, 20 luglio. Comunque, uno di quei giorni.
Quindi sì, ragazzuoli, per questo video è tutto, spero comunque che vi sia piaciuta la parte scherzosa e divertente del video, e ad ogni modo lasciate like per supportare sia il canale che la serie, e se siete nuovi del canale iscrivetevi, ragazzuoli, accendendo anche la campanellina, e mi ricordo, non mancate oggi pomeriggio in live su Twitch, link in descrizione, e questa sera alle 21 faremo Grand Ghost, Mario Academia e anche Ultra Impact, se ne strong steel, che è ovviamente Ultra Impact. Ragazzi, vi aspetto, grazie a tutti, iscrivetevi al centro, rubate tutti i video sulla sinistra, come al solito, rubate anche quelli qua sopra nelle schede, qua sopra, mi raccomando, e let's go, boys, commentate un bel like, e ciao a tutti, ragazzuoli!